Ciao amici, il 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e vorrei dedicare alcune parole a questa iniziativa perché ho letto una notizia che mi ha davvero turbato. Ho pensato di condividere il mio pensiero e se volete potete farlo anche voi nei commenti. Leggevo che nella nostra bella ma povera Italia sta crescendo un disagio molto grave. Ci sono quasi 1,5 milioni di bambini e adolescenti che vivono sotto la soglia minima della povertà. E la cosa che mi ha allarmato ulteriormente è che questo dato è cresciuto del 14% rispetto all'anno precedente. Mi sono preoccupata pensando che se il prossimo anno crescerà ancora, la situazione sarà ancora più grave. Il problema non è solo che questi ragazzi non possono vestirsi bene o avere gli ultimi smartphone a disposizione, non è questo. Il guaio è che la povertà economica si traduce in ragazzi che non leggono libri, non hanno accesso alla cultura e in questo modo, come leggevo, si finisce per pregiudicare l'intero sviluppo futuro del nostro paese in termini di capitale umano. Sapete che attualmente alle superiori c'è un calo demografico di oltre un terzo di alunni e questo a causa del fatto che sempre più donne italiane non vogliono avere figli e quelli che ci sono, invece di stare meglio, stanno peggio. E questa è una realtà oggettiva che abbiamo tutti di fronte agli occhi. Cosa possiamo fare? Subito è difficile rispondere, anche per me. Però possiamo scegliere di non essere indifferenti. Io almeno ho deciso così. Ci sono alcune associazioni come Save the Children e anche l'UNICEF che hanno programmi per i bambini italiani in difficoltà. Save the Children ne segue 18.000. È già qualcosa, ma non è sufficiente. Bisogna fare di più, molto di più. Nel 2011 è stata istituita l'Autorità per l'infanzia e l'adolescenza, come negli altri paesi europei. È un organo di rilievo costituzionale indipendente dal potere politico che tutela gli interessi di quelli particolarmente sensibili, secondo l'articolo 31 della Costituzione italiana. Questa autorità garante promuove e tutela i diritti e gli interessi dei minori, collabora, o meglio, cerca di stimolare i politici, le commissioni parlamentari, l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, i ministeri del lavoro, della giustizia, poi le regioni, le province. Sono andata a vedere il sito, che è questo, www.garanteinfanzia.org, perché lì descrivono i frutti di questo lavoro. Visitatelo anche voi, facciamo vedere che partecipiamo, almeno in questo modo, perché queste iniziative sono utili e importanti e nessuno le conosce, nemmeno io fino ad oggi. L'attuale garante è una donna che si chiama Filomena Albano. Mi permetto di citarla qui perché mi sembra una persona veramente in gamba. Si dà tanto da fare, va in giro per le scuole ad ascoltare gli studenti, organizza incontri di vario tipo, anche a livello internazionale. Casomai qualcuno è vicino a noi, possiamo andare a vedere, o è vicino a voi, potete andarci. Almeno portiamo testimonianza e sostegno morale. Perché no? Io lo vorrei fare. Date un'occhiata anche voi al sito. Comunque ci sono anche delle iniziative da parte dello Stato. Ci sono provvedimenti che nessuno conosce, come il reddito di inclusione e anche un fondo per arginare la povertà educativa. Questo è positivo. Addirittura oltre 2.500 adulti si sono offerti per fare volontariato gratuitamente e partecipare a progetti formativi. Però, ripeto, sono ancora numeri piccoli. Non giriamo gli occhi dall'altra parte. Se qualcuno ha bisogno di aiuto e noi abbiamo la possibilità di aiutare, cerchiamo di esserci. Potremmo davvero fare la differenza. A me fa male sapere che delle giovani vite sono destinate a soffrire senza neppure sapere perché. Sapere che sono candidate a essere escluse dalla cultura, dal sapere, oltre che da una vita dignitosa. Non si tratta di fare elemosina, ma di avere coscienza di ciò che sta avvenendo in questa bellissima ma anche povera Italia. In fondo questi ragazzi, queste ragazze, questi ragazzini sono tutti figli nostri, sono un po' anche
nostri figli, no? Inventiamoci qualcosa, dai.